Il messaggio che vogliamo lanciare e che risulta essere un'anteprima di quella specifica sulla lotta contro la violenza alle donne è proprio quella di parlare della non violenza in tutti i settori e vogliamo fare in modo che Monte San Savino dimostri attraverso il suo impegno, attraverso le sue attività di diventare e di mettere in risalto il fatto di essere una città contro la violenza. Diffondere il linguaggio della non violenza, questo l'obiettivo primario della prima edizione dell'Harmony Awards Stop Violence organizzato dal Comune di Monte San Savino con il coordinamento dell'Associazione Premio Internazionale Semplicemente Donna. Vogliamo comunicare quello che è un lato importantissimo, la non violenza. Una non violenza che dallo sport si deve trasmettere a tutti gli altri settori della nostra vita e della nostra esistenza. E questo è un segnale forte che vogliamo dare ai ragazzi. Coronamento dell'iniziativa, la cerimonia di premiazione al Teatro Verdi di Monte San Savino. Sul palcoscenico sei grandi personaggi del mondo dello sport, della cultura, del sociale e del giornalismo che hanno raccontato il proprio vissuto parlando a cuore aperto al pubblico presente e testimoniando il proprio impegno quotidiano nel contrasto ad ogni forma di violenza. Delle storie da raccontare e che sono storie comunque anche di rinascita, quindi a maggior ragione proprio a dimostrazione e in lotta alla violenza. Tra i temi toccati anche quello del cyberbullismo. È un problema che esiste, noi lo vediamo tanto anche nelle scuole e bisogna sicuramente sensibilizzare i ragazzi a stare attenti e a capire quello che provano gli altri, anche quello che soffrono gli altri. Focus anche sull'educazione delle future generazioni. Secondo me nella vita di ogni ragazzo giovane ci dovrebbe essere tanto sport. La scuola forse dovrebbe fare qualcosa di più perché a scuola si fa pochissimo sport. E chiaramente il calcio è secondo me la punta dell'iceberg, nel senso che ha molta attenzione mediatica. E i calciatori adesso stanno un po' iniziando a capire che i messaggi che veicolano sono messaggi importanti. Adesso il mondo dei social apre una finestra sul mondo e qualsiasi ragazzino con uno smartphone può seguire il calciatore che gioca in Arabia Saudita piuttosto che gioca negli Stati Uniti. Quindi hanno